Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Dopo l'intervista a Doug Bowser, presidente di Nintendo, ora è il turno di Shigeru Miyamoto, che in occasione del suo 68esimo compleanno si è prestato ad una chiacchierata con il giornale The New Yorker. L'articolo è molto lungo, ma estremamente interessante da leggere, perché emergono alcuni interessanti tratti del carattere del game designer, così come degli approfondimenti sui suoi impegni più recenti e la sua etica lavorativa. Vi lascio ovviamente il link in descrizione all'intervista completa. Oggi però vorrei ripercorrere con voi alcuni dei punti che più mi hanno colpito e discuterne poi insieme nella sezione dei commenti. Prima di iniziare, come al solito, vi invito a lasciare un like se questo genere di video vi piace e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Sono tantissimi gli argomenti che vengono trattati durante l'intervista e si parte proprio dal concetto di creatività e come dopo 40 anni di lavoro all'interno di Nintendo, Miyamoto riesca ancora a sentirsi motivato nel produrre nuove idee. Come ormai risaputo, l'ambiente lavorativo degli uffici di Kyoto è estremamente asettico, tanto che secondo alcuni l'area della reception ricorda la sala di attesa di un ospedale. La creatività non risiede tanto nello spazio fisico quanto nel talento dei singoli impiegati. E ancora oggi Miyamoto è estremamente felice di ritornare in ufficio dopo il weekend, proprio perché pensa in continuazione ai videogiochi e a nuove idee da proporre ai suoi colleghi. Avendo spostato poi i suoi sforzi verso i giochi mobile, molto più semplici da testare a casa, questo processo in un certo senso è diventato ancora più semplice. L'intervistatore poi domanda al game designer come ha vissuto l'incredibile successo portato dalla creazione di Mario, soffermandosi sul parallelismo con Walt Disney. Per Miyamoto, il reale successo di un'opera si vede nel momento in cui riesce a resistere alla prova del tempo. E mentre negli anni 80 Mario aveva appena fatto il suo debutto su NES e Topolino aveva alle spalle 50 anni di storia, oggi le icone Nintendo sono diventate delle vere e proprie istituzioni del videogioco e chi 30 anni fa giocava da bambino oggi continua a giocare con i suoi figli. La longevità è la chiave del successo. Una fama che però non ha intaccato la sfera privata di Miyamoto, che a casa rimane un normalissimo padre di famiglia, dove i videogiochi hanno un'importanza non così fondamentale come ci si potrebbe aspettare. I figli, ad esempio, da piccoli hanno sempre avuto la passione per i videogame, ma senza arrivare a idolatrare il padre, tanto da preferire spesso i titoli Sega come OutRun e Space Harrier. Riflettendo proprio sulla presa che i videogiochi possono avere sui più giovani e come questi possano diventare controproducenti nella crescita degli individui, arrivando a sfociare in dinamiche di assuefazione, Miyamoto è consapevole di questi rischi e afferma che uno dei principi fondamentali alla base del suo game design è quello di assicurarsi che nulla di quello che crea sia una perdita di tempo per i giocatori, costringendoli a prendere parte in attività che non sono produttive o creative. I suoi giochi cercano di essere quanto più possibile liberi da cliché o riempitivi o anche semplicemente privi di tempi di caricamento. Non vuole insomma rubare il tempo dei giocatori tramite l'introduzione di regole non necessarie o cose del genere. Il cuore del lavoro di Miyamoto si riduce nello stimolare la creatività del giocatore, presentandogli un problema e offrendogli i mezzi per trovare una soluzione, sperimentando i risultati delle sue scelte. Un processo di trial and error che è alla base di tutte le sue creazioni. I videogiochi sono sempre e comunque connessi al mondo reale e nei suoi titoli Miyamoto cerca di creare un'armonia tra le esperienze interattive e la vita di tutti i giorni. Ma per il game designer trattare argomenti, sensazioni o sentimenti troppo complessi è sempre un atto rischioso e la finalità di ogni sua produzione è sempre e solo una, il divertimento. Un'esperienza in grado di poter avvicinare tutti i membri della famiglia. Per questo, quando l'intervistatore gli propone la classica domanda «Cosa cambieresti del mondo se ne avessi il potere?», Miyamoto risponde semplicemente che vorrebbe che tutti fossero più compassionevoli, anche nei piccoli gesti. Se ci fosse un modo per scoraggiare l'egoismo nel mondo, quello sarebbe il primo cambiamento a cui punterebbe. Ritornando alla sua etica lavorativa, è molto interessante la risposta che Miyamoto dà alla domanda «Che tipo di capo sei?». Il game designer è consapevole di essere estremamente puntiglioso nel suo lavoro e sebbene cerchi di non buttare giù a prescindere le idee degli altri, si rende conto di essere visto come un boss a volte spietato. Spesso chi lavora in team con lui si ritrova con dei sentimenti parecchio contrastanti, perché se da una parte è visto come una persona negativa quando c'è da soffermarsi sui dettagli, la situazione cambia completamente quando si passa ad una prospettiva più ampia. La forza di Miyamoto è proprio quella di avere una visione di insieme che gli permette
di dare una forma concreta a delle idee e di trasformare dei sogni o delle semplici intuizioni in qualcosa di complesso e articolato. Per finire, si parla del futuro e quali siano le ambizioni arrivato a questo punto della vita e della sua carriera. Miyamoto vuole continuare a inseguire i suoi interessi e con l'allargamento del business di Nintendo a settori che vanno ben oltre il semplice videogioco, il designer si è reinventato completamente nel progettare il parco a tema Super Nintendo World, una sfida che lo ha fatto sentire nuovamente un principiante e che ha espanso i contesti in cui apportare l'esperienza accumulata nel corso degli anni. Con l'azienda in salute e guidata da figure giovani, Miyamoto è tranquillo sul fatto che lo spirito delle produzioni Nintendo continuerà a vivere anche dopo di lui. È per questo che è unicamente concentrato sul bisogno di trovare nuove esperienze, un aspetto del medium che lo ha sempre emozionato e interessato, la possibilità di nuove scoperte, piuttosto che stare a perfezionare quanto di già esistente. Poracci, come al solito vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questa intervista, che secondo me mette in luce tanto il genio creativo di Miyamoto, quanto alcuni aspetti della sua persona privata difficili da immaginare. Per chiudere, vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle Poro notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Shigeru, Michele Yamoto, ciao!